Esistono dei limiti che la natura ha posto all'uomo. C'è un contorno oltre il quale la nostra comprensione non arriva. Vincent aveva superato quel contorno e quella notte forse non era più lui quando ha fatto quello che nessuno poteva immaginare. Ma procediamo con ordine e cominciamo dall'inizio. We'll be right back.
C'era qualcosa in quel posto di incantato. Era come essere intrappolati in un'altra dimensione. Tutti quei visi, quegli occhi, erano al contempo familiari ed estranei. Era come se il tempo si fosse fermato. Mary Rose si ritrovò a vagare nella notte senza fine. Mille voci si alternavano come fantasmi nella mente di Mary Rose e 100 domande
Perché si era risvegliata in quel posto che non conosceva, ma che trovava anche così familiare? E anche l'avviso della sua morte, affisso sulla parete. E quella ragazza che era scappata, inorridita vedendola. Come se non bastasse, aspettava un altro guaio. Una folla inferocita le dava la caccia. Fu con sgomento che Mary Rose si rese conto di essersi nascosta in una tomba distrutta da un incendio e rimasta aperta. Sentì l'impulso irrefrenabile di entrare, sentiva di essere vicina alla soluzione di questo mistero. Adesso le voci nella sua mente si facevano sempre più forti e le dicevano: scappa, vai via, non stare in quel posto. Thank you.
ricordo di quella notte torna ancora alla sua mente, qualche volta, quando ne parla, ma solo per poco, poi torna in silenzio. Non voglio giustificarlo, ma quel ragazzo ha agito per amore, solo che il suo amore era diventato insano. Vincent aveva ucciso Mary Rose senza volerlo e adesso il suo problema era come farla rivivere. Come colmare quel vuoto che aveva lasciato nella sua vita? Doveva sbrigarsi prima che fosse troppo tardi. La pratica del trucco permanente gli è venuta in aiuto. Vincent è un ragazzo ignorante che non ha avuto un'istruzione regolare. Tuttavia, ha messo in pratica quello che in alcune tribù indigene è una pratica che si tramanda per generazioni sin dalla notte dei tempi. Alcune di queste tribù, infatti, credono che l'anima degli uomini risieda nel loro viso. Ecco perché quando morivano i loro cari, i familiari conservavano la pelle del volto inchiodata su delle tavole di legno appese sui pali. Ma ovviamente Vincent non poteva saperlo. Alla fine era riuscito nel suo intento, a modo suo, aveva fatto rivivere Mary Rose. Vincent l'amava così tanto da sacrificare se stesso pur di averla davanti agli occhi, viva un'altra volta. Purtroppo però, quando si gioca con la propria mente, certe volte, si rischia di finire vittime della nostra stessa psiche. È quello che è successo a questo ragazzo. All'inizio lui era Mary Rose, solo per poco, in segreto, nella sua abitazione. Mentre per il resto della giornata continuava apparentemente la sua vita regolare. In realtà la sua mente stava lentamente cedendo il posto alla convinzione che Mary Rose non era morta, ma viva, come la sentiva lui. Giorno dopo giorno diventava sempre più Mary Rose. E sempre meno Vincent, finché, dopo 2 anni, è arrivato un giorno in cui Vincent non esisteva più. Adesso nel suo corpo alberga Mary Rose.
L'amore per quella donna lo ha cancellato definitivamente.